non ti disseterà mai come un genitore. Ma questo avviene anche per voi. Non è solo una roba nostra. Anche perché, vedete, la disabilità non è che sia un mondo parallelo, è parte del mondo. Noi non siamo un mondo a sé stante, noi siamo il mondo. Quindi, quanto c'ho? Un minuto? Zero. Finito. 30 secondi. 30 secondi, quindi la interrompo qui e le dico, non ho voluto tediare nessuno, ma quello che sono convinta è che noi oggi stiamo facendo un passo civile importantissimo. Stiamo dando a chi ci ascolta la possibilità di vivere al meglio e di dare una qualità e una risposta dignitosa alla vita dei propri figli. Credo che questo basterebbe per dire che questa legislatura ha avuto un senso. Grazie. Grazie, collega Argentin. Adesso la collega Di Vita, prego. Sì, grazie Presidente. A me purtroppo tocca forse spezzare questo clima idilliaco che si è creato attorno a questa proposta di legge perché vorrei raccontare brevemente un po' come sono andate le cose. Si chiama Dopo di noi e sta per la classica e preoccupante domanda che si pongono tutti i genitori. Cosa avviene a mio figlio disabile dopo la mia dipartita? Così ha preso il via diversi mesi fa l'esame di alcune proposte di legge in tema di Dopo di noi in Commissione Affari Sociali. Che dire, l'intento è chiaramente nobile, chi mai non vorrebbe dare una risposta a questa lecita preoccupazione delle famiglie al cui interno vi è una persona disabile. Solitamente si parte sempre da buoni propositi, ma poi saltano incomprensibilmente fuori bruttissime sorprese e andiamo a scoprire l'arcano di questo caso. Praticamente è partita come una bozza di legge semplicemente inutile, che doveva servire principalmente a fare vedere di essere impegnati e sensibili al tema. Infatti le proposte presentate non facevano altro che ribadire quanto già previsto dalla legge, in particolare per tutti coloro che hanno dimestichezza con la materia, la famosa legge 328 del 2000, che anche qui è stata citata diverse volte. Quindi, come Movimento 5 Stelle, onestamente ci ha lasciato indifferenti, nel senso che se come effetto avesse provocato un aumento degli stanziamenti economici per l'applicazione di quanto già scritto sulla carta, tanto di guadagnato per tutti, saremmo stati pienamente favorevoli. Tuttavia, poi succede che in seguito alle audizioni dei soggetti interessati, tra cui diverse fondazioni anche vicine al PD, pensiamo ad esempio proprio a un ex candidato nelle liste del PD, presidente di uno di questi enti, ovvero Enrico Sostegni, presidente della Fondazione Dopo di Noi di Empoli, il testo unificato delle proposte di legge cambia completamente natura. All'improvviso diventa in sostanza una proposta di legge per l'istituzione dei cosiddetti trust, articolo 6, che era completamente assente nelle originali proposte di legge. Il trust che cos'è? È un istituto giuridico che non è pienamente riconosciuto nel nostro paese. Per farla breve, si tratta di un accordo tra minimo due persone, il cosiddetto disponente, che decide di dare tutti o parte dei suoi beni al cosiddetto trustee, che può essere una persona o un ente, quindi associazioni, enti locali, terzo settore. Con degli obiettivi precisi, in questo caso l'assistenza al proprio familiare disabile, che sarebbe il beneficiario del trust, una volta che il disponente muore. Questo ovviamente in estrema sintesi. È nato quindi innanzitutto un problema tecnico di competenza legislativa, in quanto, come accennato poc'anzi, esiste sul trust un vuoto normativo dal momento che non è riconosciuto dalla legge italiana, ma in parte lo è solo tramite la Convenzione dell'AIA. Quindi, in sostanza, ufficialmente non esiste, però non è nemmeno vietato. Pertanto, attualmente in Italia è possibile costituire dei trust. Infatti, ne sono stati già stipulati diversi. Chiaramente, così facendo, è cambiata proprio la natura della proposta di legge, che a questo punto sarebbe dovuta passare al vaglio della Commissione Finanze o Giustizia, o quantomeno all'esame congiunto tra noi, Commissione Affari Sociali, e una di queste due commissioni appena citate. Richiesta che abbiamo fatto, ma non è stato permesso. E quindi in Commissione ci siamo ritrovati tutti noi commissari, e i promotori della legge compresi, a legiferare su un istituto senza averne le competenze, con relativi malumori da parte anche della Commissione Finanze, alle quali è stato richiesto semplicemente un parere cosiddetto rinforzato. Alla fine quindi è uscito fuori un testo che dal nostro modo di vedere possiamo giudicare penoso, in cui addirittura il fondo previsto non andrebbe a finanziare quanto sancito sempre dalla legge 328 del 2000, ma anche l'istituzione di questi trust. Quindi con fondi pubblici andiamo a finanziare iniziative private, che per intenderci possono anche essere
banche, fondazioni bancarie, istituti di credito, enti locali, eccetera. E inoltre, sempre per i trust, sono previste agevolazioni, detrazioni fiscali, addirittura le stesse agevolazioni per le donazioni da privati, come se fossero onlus, anche se onlus non sono. Quindi, piuttosto che andare a potenziare i servizi pubblici per l'assistenza alle persone disabili in carico alle ASL o ai servizi sociali, si va a facilitare e invogliare l'iniziativa privata, tanto per cambiare una storia che già abbiamo visto con l'esame della legge delega per la riforma del terzo settore. Tutto questo come se lo Stato non esistesse o desse solo qualche spicciolo alle famiglie dicendo pensateci voi, arrangiatevi. A ciò si aggiunge anche un regaluccio per le assicurazioni che non basta mai, proposto dalla Lega e votato dalla maggioranza. Quindi la nostra posizione è sempre stata di massima contestazione del provvedimento. Siamo riusciti, felicemente, con degli emendamenti ad aggiustare un po' il tiro. Ad esempio, citare la legge che già esiste e che non viene applicata. Abbiamo fatto aggiungere dei paletti stringenti per la costituzione del trust, mi sembra il minimo, anche se, come detto, c'è sotto proprio un vizio di competenza. Se fosse per noi, questa legge andrebbe completamente cassata e andrebbe invece finanziato il piano d'azione biennale per la disabilità, su cui da 3 anni ormai presentiamo innumerevoli emendamenti a qualsiasi provvedimento utile. Questo piano non ce lo siamo inventati noi, ma è stato adottato dal Consiglio dei Ministri nel 2013, quindi dal governo Letta, e prevede 7 linee di intervento. Quindi quello che si dovrebbe fare, a nostro avviso, è cominciare a finanziarlo questo piano, perché è inutile adottarlo se poi non si realizza. Per questo proponiamo di trasferire i 90 milioni dal fondo per il dopo di noi alla linea 2 del piano per la disabilità, che riguarda le misure sulla vita indipendente, che guarda caso raccoglie proprio le finalità che tutti potete leggere all'articolo 1 di questa proposta sul dopo di noi. Come vedete, le leggi già esistono, lo ribadiamo per l'ennesima volta, devono essere solo applicate, quindi finanziate e monitorate. A livello comunicativo, tutti capiscono che è difficile far capire gli inghippi senza sembrare di essere contro le famiglie con disabili gravi. Però per fortuna le associazioni non sono stupide e ci danno ragione. Quindi, una volta che appunto si sono espresse loro, a noi viene molto più semplice veicolare il nostro messaggio. E quindi, a mo' di esempio, cito semplicemente uno dei rappresentanti appunto delle associazioni, Sergio Silvestre, il presidente di CORDAUN, ovvero il Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Persone con Sindrome di Down, che in un'intervista ha affermato: nel testo di legge quasi non si parla della persona con disabilità e dei suoi diritti. Basta leggerlo. È sotto gli occhi di tutti che gli articoli dedicati alle assicurazioni e al trust sono incomparabilmente più minuziosi e dettagliati dei precedenti. E allora diciamocelo, che legge è? È una legge sul dopo di noi o una legge per introdurre il trust? Ce lo chiediamo anche noi. Grazie. Grazie collega Di Vita, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice Elena Carnevali, si riserva. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si riserva. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. A questo punto l'ordine del giorno reca la discussione della mozione Ciprini ed altri numero 1730 concernente iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Dichiaro aperta la discussione sulla linea generale. È iscritta a parlare la deputata Tiziana Ciprini, prego, che illustrerà anche la sua mozione, la 1730, prego. Grazie Presidente. Ampio è il contesto legislativo che auspica che le pubbliche amministrazioni, in assenza di proprie graduatorie vigenti,